Eccoci di nuovo qui per un altro board game. Stavolta siamo, diciamo, più nei giorni nostri. Vi parlo di Splendor, un gioco di carte e fish, edito dalla Space Cowboys, da 2 a 4 giocatori, dalla durata di circa 30 minuti. È un gioco molto molto carino, con una componentistica fatta molto molto bene, molto semplice da spiegare e da giocare, ma molto profondo conoscendo, diciamo, essendo un pochettino più smaliziati. Questo è il libretto di istruzioni, come vedete, sono quattro regole in croce più la componentistica interna, la descrizione della componentistica, quindi è veramente una cosa molto facile. Molto facile. Peraltro esiste l'app scaricabile sul cellulare, forse si paga un paio di euro, che praticamente replica esattamente lo stesso gameplay. Quindi praticamente potete provarvi il gioco prima di acquistarlo. La versione fisica non ha paragone ed è quindi una cosa molto molto bella. Come vedete ci sono delle fiche molto robuste e molto molto carine, che praticamente sono delle pietre preziose, diamanti, zaffiri, rubini, queste pietre marroncine che non saprei dire, e dei pezzettini d'oro che sono sostanzialmente i jolly, i vostri jolly. Il gioco è molto semplice. Voi siete un mercante di gioielli e dovete attirare l'attenzione dei nobili, mostrando la vostra capacità, la vostra bravura. Sostanzialmente è un gioco a punti, si arriva a 15 punti, il primo che fa 15 punti ha vinto. Questi punti sono riportati sulle carte di gioco con dei grossi numeroni, questi numeri qui in alto nella carta. In basso ci sono i requisiti per potervi accaparrare la carta. E sostanzialmente il gioco avviene in questo modo. Vi faccio vedere praticamente una mano. Si dividono le carte nei tre mazzi, diciamo dalla meno potente alla più potente, quella di più valore. Si girano, se non sbaglio, quattro carte per ogni colonna. 4 o 5? Ora mi viene il sospetto, no, erano 4. 4 carte per ogni colonna. Ecco qua. Il setup è praticamente già finito e si può iniziare a giocare. Forse voi non vedete un cacchio perché l'inquadratura è un po' strana. Sostanzialmente, a turno i due giocatori, spendendo i requisiti richiesti, tre zaffini e un rubino, li danno nella cassa e prendono in mano la propria carta. Queste carte diventano delle fiche permanenti, in sostanza, cioè hanno il loro valore, e man mano che io accumulo carte e rimpiazzo con quelle del mazzo, ho sempre più, come dire, ho sempre più pre pietre preziose per andare a prendere le carte più forti, che mi danno più punti, perché il mio scopo è arrivare a 15. Ci sono poi questi simpatici segnalini dei mercanti che, a loro volta, quando avremo un certo numero di carte in mano, potremo prenderci uno di questi mercanti ricchi mercanti, e anche loro hanno dei punti. Fino a qui potrebbe sembrare tutto sommato abbastanza banale, però vi assicuro che è un gioco che difficilmente smettete di giocare subito, perché la cosa interessante, le prime partite potrebbero sembrare abbastanza banali. Si va avanti, primo che arriva a 15 ha vinto. Fine. La bellezza di Splendor è che voi, le carte sono tutte in chiaro, per cui voi avete la vostra mano di carte, l'avversario ha la sua mano di carte e vedete esattamente che cosa ha in mano, quindi sapete anche cosa potrebbe prendere, cosa potrebbe voler prendere. E allora entra in gioco il jolly, l'oro. L'oro mi permette di prenotare una carta e dico: questa qui, io ho visto che tu hai quasi i requisiti per questa carta, questa me la piglio io.
me la piglio io, sono ovviamente obbligato a riscattarla, quindi dovrò soddisfare quei requisiti, però te l'ho rubata sostanzialmente a te. Quindi, con un po' di malizia e con un po' di esperienza, questo gioco diventa veramente molto divertente, nonostante le partite siano molto brevi e poi saltano fuori quelle cose del tipo si fa meglio di 3, di 4, di 5, perché una partita tira l'altra. Ecco, ovviamente è un gioco da giocare, fondamentalmente è bello in coppia o insomma, non è un gioco da giocare con 10 player. Al massimo sono tre giocatori, per cui questa è la tipologia, però è assolutamente bellissimo, io l'ho trovato divertentissimo e sinceramente da quando ce l'ho cerco di fare più partite possibili perché è veramente carino. Ve lo consiglio, il costo e il contenuto dovete averlo.